Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi, dopo la bellissima ripresa fatta con il secondo ETB, andiamo finalmente ad aprire il primo display di origine perduta. Allora, direi di partire subito con lo splasticamento. Finalmente 36 bustine di fila. Intanto quelle dell'ETB sono un pochino poche, ci vuole il display per saziare la fame di spacchettamento. Andiamocelo ad aprire. Bellissimo, giù questa. E iniziamo con la prima metà. Partiamo subito e vediamo che cosa ci riserva, se siamo fortunati. Sicuramente mancano ancora parecchie carte e in più vedremo come sarà il pool. Allora, primo. Abbiamo Energia Lotta, Arceus Fawn, Medicham, Le Sorelle Florido, Dinamo, Litleo, Mienfu, Snover, Rayon, Ducklet Reverse e Unchcrow. Primo pacchetto, direi non benissimo. Andiamo con il secondo. Ducklet Reverse l'avevamo già trovato. Quindi speriamo che ci sia anche qui, come è stato il caso di Lucentezza Siderale, una bella diversificazione delle reverse, perché quello è importante. Lady, Sliggo, Seal, Zorua, Snover, Machop, Pikachu, Trevenant Reverse, questo manca, e Malamar, anche questo manca se non sbaglio, quindi già meglio. Cerchiamo di andare un po' affilati perché 36 bustine sono tante. Quindi andiamo un po' speed. Qui abbiamo Energia Psico, Gloom, Sidra, Gastrodon, Poliwag, Oddish, Growlithe, Seedot, Slugma, Lady Reverse e Trevenant Holo. Quindi abbiamo la coppia Holo e Reverse di Trevenant, già. Molto molto bene. Andiamo avanti. Tanto fatemi sapere nei commenti come stanno andando i vostri di spacchettamenti. Qui abbiamo Spino, Shuppet, Shellos, Growlithe, Ducklet, Rockruff, Spino Reverse e Macargo. Carta compatibile con la zona perduta. E ho sentito che il pool dei display in italiano non sono al massimo. Qui poi alla fine li contiamo e vediamo. Speriamo di rimanere sui 18/22 che avevano i display di Lucentezza Siderale. Perché se sono ritornati indietro a mettere pool scarsi, hanno fatto un brutto lavoro. Cassetto degli attrezzi, Inkay, qui sembrerebbe esserci qualcosa. Basculin, Jinx, Makuta, Phalanx, Mienfu Reverse e sì, qua c'è qualcosa, la cornice bella brillante. 196. Abbiamo Etelo Full Art. Nome strano, in inglese gli hanno chiamato Volo e in italiano Etelo. Non so quale preferire, perché tra tutte e due sono strani entrambi. Quindi già una Full Art l'abbiamo trovata, speriamo che non sia l'unica. Però intanto una trainer full art. Di solito non mi capitano spesso, quindi sono già contento così. Clefairy, Lickitung, Orsi, Poliwrath Reverse e Manectrike. Di solito mi escono sempre i Pokémon full art, quindi difficilmente trovo le trainer. E quindi mi definisco contento di averne trovata almeno una. Ma in realtà si punta all'Altart qua. Seviper, Stunfisk, Scatola del Disastro, Ducklet, Blipbug, Finneon, Zorua, Paras, Cascoon Reverse e un Persecare. Molto bello il Persecare.
Soprattutto c'è la versione al tart con quel suo sorrisetto molto molto carino. Ho un po' di difficoltà ad aprire. E ho ripreso intanto anche il mio brutto vizio di buttare i pacchetti aperti sulla scrivania, quindi vecchie abitudini che ritornano. Relicant, il Lost Vacuum, o la, non so come si chiama in italiano, sembra quasi, non mi ricorda il Black & Decker. Electric, Ghastly, Binnacle, Abomasnow Reverse e Stonejourner. Anche Abomasnow Reverse è già presente, quindi iniziamo ad avere già delle reverse doppie, che comunque non guasta. Allora, vediamo cosa c'è qui. Qui leggermente puntinata la carta sull'angolino, speriamo che non sia in questo caso bella, però forse sì. Sidra, Orsi, Mewile, Shellos, Binnacle, Porygon, Spiritomb Trainer Gallery, carta stupenda. A me Spiritomb già piace tantissimo, poi in questa Trainer Gallery è veramente, veramente al top. E dietro abbiamo un Sableye Holo. Molto bella, tra l'altro olografici anche i miasmi della zona perduta che escono dalla cornice della carta. Quindi un bel lavoro hanno fatto. Altra Trainer Gallery trovata, per cui si procede a gonfie vele. Bene. Oh, così. Allora, Energia Elettro, Lampent, Sinen, Dottler, Inkay, Blipbug, Finneon, Spinarak, Paras, Enamorus, Trainer Gallery, quelle col bordo nero, quindi non male, e un Dewgong. Abbiamo trovato anche la Trainer Gallery dal bordo nero. Una Trainer Gallery, forse qualche Holo, una V, per ora niente di astro. Questa carta qua c'ha una rovinatura che forse si vede qua così, si vede questa linea verticale, che sì, è proprio un segnaccio questo. Però finché capita su una comune può ancora andare. Se capitava su una full art era peggio. Lampent, Jinx, Inkay, Scawet, Phalanx, Poliwag, Pikachu Trainer Gallery, già saltata fuori da un kit pre-release, se non erro, e un Poliwrath. Stiamo trovando già diverse Trainer Gallery, vediamo, dovrebbero essercene 4 o 5 più o meno. Cioè, a dipendenza poi di quanti pull hanno lasciato in questi box, chiaramente. Perché se li hanno ridotti, la vedo grama. Silcoon, Lady, Mewile, Slugma, Clefairy, Roselia, Porygon, Gliscor Reverse, artwork veramente veramente bello, e un Kingra olografico che già abbiamo trovato già un paio di volte. Qui vedremo se c'è una holo in particolare che sarà quella da ricercare, un po' come è stato per me il Raichu in evoluzioni etere, che non arrivava mai. Ho dovuto aprire più di 300 pacchetti prima di trovare un primo Raichu. Saltavano fuori tutte le altre holo, ma quello mai. Poi, dopo che è arrivato la prima volta, è saltato fuori altre volte. Però per arrivare la prima volta ce ne ha messo di tempo. Litwick e Cramorant. Cramorant, tra l'altro, Pokémon fighissimo, perché ha l'abilità che permette, se si hanno 4 carte o più nella zona perduta, di ignorare le energie nel costo di attacco di questa carta. Quindi vuol dire che vi mettete le vostre 4 carte o più nella zona perduta e poi 110 danni a gratis praticamente. Quindi diventa una carta base che può veramente fare anche dei danni particolari.
Poi magari se rafforzato con una cintura scelta o quant'altro, può diventare anche fastidioso per il vostro avversario, chiaramente. Energia, Psico, Torkoal, Maru, Relicant, Lapdisk, Phalanx, Poliwag, Gligar, Gumi, Inkay Reverse e un Buffalant. Anche lui, zona perduta. Abbiamo quasi finito la prima metà, mancano 4 pacchetti. Questo deve essere il 15esimo che andiamo ad aprire. E qua si vede già un bel bordo. Qua si vede già un bel bordo, quindi vuol dire che c'è qualcosa. Ma io ho piegato le carte, si vede il bordo, vediamo cosa ci riserva. Shellos, Mienfu, Litleo, Ghastly, Ducklet, Meditite Reverse e qui Hyper. 210 di 196, sì, è una Hyper. Trainer, immagino. Stando al numero può darsi di sì. Sì. Ed è Spino Hyper. Sempre meglio di niente. Tra l'altro, vediamo se riesco a farvi vedere lo sfondo, forse così. Ecco, proprio tipico dei circuiti elettrici, quindi molto molto belli questi sfondi così particolari delle carte Hyper. Dai, già una non male. Deve andarci un pochino meglio, però due trainer stavolta. Etelo Full Art e Spino Hyper. Adesso stavolta che cerco un Pokémon Full Art, che mi piacerebbe trovare un Pokémon, non salterà fuori di sicuro. Allora, abbiamo Energia Acqua, Swanna, Ariyama, Nuzleaf, Machop, Pikachu, Jinx, Litwick, Oddish, Porygon 2 Reverse e Mimikyu. Ultimi due della prima metà e poi vediamo quanti pull abbiamo fatto finora. Sperando che poi la seconda metà ce ne riservi almeno tanti uguali. Medichamp, Vrampol, Tinamo, Seedot, Orsi, Meditite, Lickitung Reverse e Aerodactyl V. Anche questa è già saltato fuori da un kit pre-release, forse il secondo. O il primo. Il secondo era forse quello vuoto. Non sono arrivati ancora nessuna lucente per ora. Bronzong, esperimento di acromio, Porygon 2, Ducklet, Rockruff, Seal, Zorua, Snover. Magiarna Reverse, quasi si fa fatica a capire che è una Reverse, un po' tra le acciaio e le buio, non so qual è la più complessa da vedere come Reverse, forse le buio. E abbiamo un Upa, molto molto bello come artwork, questa è veramente una carta bellissima. Allora, la prima metà si è conclusa con 10 pull, vediamo adesso come va la seconda, quindi se questi pacchetti sono tutti vuoti o se troviamo ancora qualcosa. Sarebbe bello fare altri 10 pull, quindi vediamo, diamoci dentro. Energia acciaio, Roserade, Fanny, Bronzong, Scawet, Phalanx, Poliwag, Oddish, Growlithe. Altra trainer gallery, Charizard, una trainer gallery che a me piace tantissimo perché proprio raffigura l'unione del Pokémon col suo allenatore, in questo caso. Già avevo quella giapponese, quindi questa sono contento di averla trovata. In fondo c'è un Porygon Z. Quindi un undicesimo pull c'è. E qua ho sfasciato il pacchetto. Speriamo di andare un pochino più in alto. Le trainer gallery più o meno a stima, secondo me, sono finite.
Poi magari ne salta fuori ancora una, però più o meno secondo i calcoli ne abbiamo trovate tre di base più una di quelle un pochino più rare. Intanto qua c'è Marisio, Reverse e Cresselia, Holo. Ogni tanto si fa un po' fatica, in base un po' alla colorazione della carta, a capire se è Holo. Quindi questo va a fare il dodicesimo pull. Allora, via. Ecco, ho riordinato le carte, ho contato i pull, ma non ho buttato via tutti i pacchetti che ho qua sul tavolo. Tanto Komala, Gumi, Bronzor, Snover, Jinx, Inkay, Torkoal Reverse e Magiarna. Stavo dicendo che più o meno a stima io direi che ci sono 3 Trainer Gallery normali per display, una, forse una dal bordo, diciamo dal bordo nero, quindi quelle un pochino più rare, probabilmente una Hyper sola, e però dovrebbe esserci sicuramente più di una full art, se mi baso su quello che è successo a me con Lucentezza Siderale, dove più o meno due c'erano. Quindi più o meno qualcosa dovrebbe ancora arrivare. E poi ci sono ancora le lucenti. Bellissimo questo display. Qua ci ha regalato veramente qualcosa di stupendo, il Pikachu VMAX Black Gold della Trainer Gallery, veramente, veramente tantissima roba. E tra l'altro qua c'è l'occasione per avere il God Pack, perché secondo me con la Trainer Gallery il super God Pack di Origine Perduta è trovarsi questa con dietro il Giratina Altart. Per cui vediamo se siamo fortunati abbastanza. Direi di no, perché dietro c'è un Dugong. Però diciamo che abbiamo trovato mezzo God Pack. Perché qui c'è veramente trovare la combo Pikachu VMAX. Anche quello magari con rosso. Con dietro il Giratina Altart. Secondo me quello è veramente tanta roba. Anche se ci fosse il Giratina Gold. Dietro tra l'altro sto pacchetto qua. Oh. Quindi stiamo andando bene a livello di pull. Veramente sono contentissimo. L'Enamorus della Trainer Gallery è bello, però il Pikachu Black Gold, tanta roba. Veramente tanta, tanta roba. Zorua, Binacle, Machoke Reverse e Grident. Le holo finora un po' pochine, quindi ho il sospetto che ce ne siano parecchie in questi altri pacchetti. E poi chiaramente deve saltare fuori ancora come minimo una lucente. Cioè, come minimo, io ho sempre le mie statistiche in testa. Poi magari prendo una cantonata pazzesca perché non ce ne sono dentro in sto box. E io invece me ne aspetto almeno due, come è stato il caso di Lucentezza Siderale, o al minimo una. Però va già bene così. Qui abbiamo Markrow, Oddish e Zoroark di Eevee, molto molto bello come Pokémon. Anche la versione Shiny, secondo me, questa è ben fatta. Comunque abbiamo aggiunto già diversi pull, quindi io penso che più o meno siamo già sui 14-15. Quindi direi che per ora, lato pull dei box inglesi, tutto ok. O meglio, quando arriveremo a 18 magari sarà ok. Definitivamente. Energia fuoco. Esperimento di Acromio. Silcoon. Machoke. Seedot. Orsi. Meditite. Shellos. Mienfu. Vileplume Reverse. E Poliwrath. Bene, bene. Un'altra reverse di una holo che mancava. Quindi pian piano l'album si riempie. Tra l'altro, come soluzione per Origine Perduta, ho optato per mettere i Pokémon di tipo Erba e di tipo Fuoco alla fine di Lost Abyss. Quindi io ho il mio album con le giapponesi, visto che le carte alla fine in totale di Origine Perduta sono oltre 360, quindi per i binder che uso io non sono troppe. Quindi per evitare di avere, diciamo, sprechi di spazio,
ho optato per questa soluzione. Ne ho messe una parte, appunto, fino ai Pokémon di tipo fuoco dietro all'Host Abyss. E poi praticamente ho l'album che inizia con i Pokémon di tipo acqua. Ci ho ragionato parecchio, stavo valutando di iniziare l'album con i Pokémon di tipo erba e diciamo le altre carte che mancavano, metterle in un nuovo album prima del nuovo set, però siccome non so ancora quante carte conta il nuovo set, non vorrei dovermi ritrovare con un effetto domino a dover sempre spostare la parte finale di un set. Cosa che spero non succeda perché ho il brutto ricordo di Colpo Fusione, che erano 500 carte. Però spero che anche che questo che arrivi, Silver Tempest, Tempesta Argentata, non siano altre 500 carte, perché sennò è veramente non bello. Perché si devono usare le pagine, a me le pagine con il raccoglitore ad anelli non sono un grande fanatico, ecco. Allora, Parasect, Reverse e Ariados. Tanto in questi pacchetti qua sono saltate fuori solo delle Reverse. Quindi stiamo un po' arrivando agli sgoccioli coi pool, penso. Però ne abbiamo già fatti parecchi. E quindi, appunto, io ho fatto così il mio album di origine perduta. Ho messo le prime carte insieme a Lost Abyss. E così farò anche con il secondo set, con Tempesta Argentata, se dovesse avere più di 360 carte. Metterò assieme Incandescent Arcana, Paradigm Trigger, e poi in fondo a quello metterò le altre carte, l'inizio di Tempesta Argentata, e poi proseguirò con un altro album, in modo da averli tutti uguali, perché ho già preso anche altri album, quelli da 480 carte, però non ci passano nel mobiletto che ho dietro, che vedete qua, che dove ci sono tutti gli album. Quindi non è bello avere gli album separati. Mi piacerebbe avere un mobile che li contenga tutti, cosa che al momento però non ho, e quindi gli altri stanno nell'armadio di là. Roselia, Scatola del Disastro Reverse e uno Spiritomb. Quindi questi pacchetti qua per intanto non ci stanno regalando niente. Allora, via il codice. E vediamo se abbiamo ancora qualcosa. Energia. Leaky Leaky, Relicant, Black Decker, Pikachu, Machop, Phantom, Sudowoodo, Electrike, Jinx Reverse e Banette. Per intanto mancano pochissimi pacchetti, ormai siamo agli ultimi 5 e di lucenti in questo box ne è ancora una, neanche una per ora. Però è vero che calcolando che avevamo la doppia Trainer Gallery, diciamo più rara, magari ce ne sarà solo una, o addirittura stavolta va male e non ce n'è nessuna. La mia sfiga con le lucenti ritorna. Devo spacchettare con Jeppert. Porco cane! Porco cane! Cioè, assurdo! Cioè, va bene, niente lucenti, però un altro bel pool di questi. Vediamo dietro. Dietro c'è un Beautifly Holo, però Madonna, trovati tutti e due in un colpo. Black Gold e VMAX. Porco cane, non me l'aspettavo. Io a sto punto ero lì a pensarmi di trovare la lucente, di beccarmi almeno una lucente. Invece mi è saltato fuori questo. Tanta, tanta roba. Che di solito le Trainer Gallery non avranno prezzi elevatissimi, ma qua ne stiamo beccando parecchie di quelle che secondo me raggiungeranno dei prezzi interessanti perché sono proprio le più iconiche, perché le altre avevano sì dei Pokémon più rari, ma Pikachu forse qualcosina in più. Intanto qui abbiamo Barbaracle, Reverse,
Giratina V. Giratina V, almeno un giratina da sto box è arrivato. Ultimi tre pacchetti. Vediamo. Secondo me c'è ancora qualcosa. Ecco, adesso me la son gufata. No, dai, siamo positivi che qualcosa becchiamo ancora. Dai, almeno una lucente. Rhydon, Roserade, Sliggo, Phalanx, Poliwag, Oddish, Growlithe, Seedot. Eccola! La lucente, l'unica che avevamo già trovato da un kit pre-release, però comunque Gardevoir è uno dei Pokémon preferiti di Jay, quindi anche averla doppia sicuramente la mette nel suo album delle carte preferite, sarà sicuramente contenta e dietro c'è un Electros, quindi anche la lucente è saltata fuori, quindi per ora manca, direi, un Pokémon full art. E poi abbiamo trovato tutto. Abbiamo trovato l'Eolo. Ah no, manca ancora una Aviastro. Manca ancora di trovare una Aviastro e poi e un Pokémon full art. Poi dovremmo aver trovato più o meno tutto in questo box. E comunque i pool, questo ce ne ha dati, eh. Questo devo dire che ce ne ha dati parecchi. Energia, fuoco, Marisio, Nuzleaf, Braccio meccanico, Lickitung, Slugma, Clefairy, Aipom, Spinarak, Vrampol Reverse e Magneson Viastro. Quindi mancava la Viastro, abbiamo anche la Viastro. Ora manca veramente solo il Pokémon Full Art. Per aver trovato tutte le tipologie di carte. Abbiamo trovato la Trainer Full Art. Vabbè, abbiamo trovato la Trainer Hyper. Ah, manca una Gold. Manca una Gold. Che sarà abbastanza difficile, dato che ho già trovato il Black & Decker l'altra volta. Probabilmente la Gold non sarà in questo box. Allora, Dottler, Maschera, Sidra, Inkay, Basculin, Jinx, Makuhita, Bronzor, ultima reverse Dustox e ultima carta il Comfy. Quindi abbiamo comunque chiuso bene, eh. Bene, questo display è finito e concludiamo con un totale di 19 pool, un risultato perfettamente in linea con i risultati che avevo dai miei box di lucentezza siderale, dove ho avuto una media tra 18 e 22 pool, quindi tutto perfettamente normale per adesso con i box inglesi. Io vi ringrazio di essere rimasti in mia compagnia anche oggi e vi ricordo, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi, di lasciare un mi piace, di seguirmi anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video.